È articolato su quattro percorsi che si snodano lungo le strade e le piazze del centro storico di Salerno, il libro Passeggiate Salernitane per bimbi curiosi, la prima guida turistica della città di Salerno dedicata ai più piccoli, presentata questa mattina. Il libro conduce i giovanissimi alla scoperta dei principali siti storici e culturali, oltre che dei personaggi e delle leggende che hanno caratterizzato il comune capoluogo nel corso dei secoli. A condurre i giovani esploratori sono quattro guide d'eccezione: Barliario, Arechi II, Costanzella Calenda e Masuccio Salernitano, figure storiche e leggendarie. I testi della guida sono stati realizzati dal giornalista Clemente Ultimo. L'idea che è nata circa un anno fa e cosa che mi piace sottolineare è che è frutta della collaborazione di diverse realtà di questa città, associazioni, mia come giornalista, di Daniela De Vita come illustratrice del Liberamente Caffè Letterario, e un'idea che poi, come dire, è piaciuta anche all'amministrazione, che ha deciso di lavorare su questo progetto, ma in prospettiva, dando vita poi da qui a qualche mese a delle iniziative proprio mirate con i ragazzi, iniziative che, come dire, ci farà piacere sostenere con la nostra presenza, e sarà l'occasione per raccontare un po' ai giovanissimi la città, le sue storie e guidarli un pochino alla scoperta di quello che nasconde nelle sue strade. È un prodotto completamente nuovo per la nostra città, perché non solo è una guida, ma è anche il racconto dal punto di vista storico di tutti quelli che sono i luoghi della nostra città più rappresentativi. Abbiamo scelto i bambini come interlocutori privilegiati di questo percorso, perché per una duplice funzione, quella di avvicinarli all'oggetto libro, appassionarli alla lettura e nello stesso tempo dargli la possibilità di visitare poi i luoghi rappresentati all'interno del libro e della guida. Questo consentendo tra l'altro anche un percorso, se vogliamo, di educazione civica, perché durante le gite i bambini, oltre a visionare, a vedere i posti rappresentati, avranno delle guide che li accompagneranno a rispettare, insomma, a rispettare la città, ad appassionarsi a quelli che sono i luoghi della loro terra. In qualche modo, quindi, a tutelarla anche e ad amarla.